Bella a tutti ragazzi e benvenuti nell'84esimo episodio della nostra Master League con l'Inter su Wii Pro Evolution Soccer 2. Signori, veniamo dallo scorso video in cui abbiamo pareggiato col Chelsea 1-1, partita rocambolesca, i due gol, entrambi i gol avvenuti proprio sul finale. Però è andata così, a vantaggio nostro pareggio loro sul rigore, è andata così signori. Adesso ci aspetta l'altro scontro diretto contro la Fiorentina che dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. Quindi concentrati, signori, scendiamo in campo e facciamo il nostro. Prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gentili e per il supporto. E vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, signori, perché abbiamo l'obiettivo di crescere tutti quanti assieme, far crescere questa community sempre di più, sempre di più. Ora carichiamo la solita la nostra formazione, andiamo in campo, andiamo in panchina e manteniamo questi 11. Metterlo, teniamo lì, Babangida. Sì, utilizziamo questo schema, signori. Utilizziamo questo schema e vediamo che succede. Ronaldo di qua, Bolatta per Claudio Lopez. E vediamo che succede, signori. Proviamo, proviamo. Ancora io non ho trovato lo schema giusto che mi può piacere, signori. Ancora lo schema giusto non mi può piacere. Non l'ho trovato. Questo schema ci libera un Babangida sulla fascia che è molto importante, però, ci sono tanti però da tenere in ballo, anche perché se poi vogliamo puntare su un certo Roberto Carlos, non è lo schema migliore per avere poi due grandissimo Cellini. Grandissimo Cellini che non perde tempo e lancia subito Babangida. Che scazzarola fai, Babangida, avevi le praterie, avevi le praterie. Perché hai tagliato dentro? Perché hai tagliato dentro, Babangida? Perché ha tagliato dentro Babangida, 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 ok, Babangida si allarga giusto, si allarga giusto, Babangida, 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 riesce a rientrare in aria, cerca un passaggio che non era, che era un passaggio, era un boh, non so neanche come descriverlo, quella cacata terribile. Ivanov salva tutti, pallone sotto, abbiamo capito che di testa adesso ci possiamo giocare, sì, se riuscissimo ad arrivarci al pallone di testa, però mannaggia di una miseria infame, oh, riescono a liberarsi subito del pal, dai! Vale, ritienilo, in difesa, chi c'è in difesa, bravissimo, bravissimo Matt, che cerca Claudio Lopez, che cerca Babangida. Babangida che lancia Ronaldo in velocità. Ronaldo, 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 Ronaldo. Riesce a rientrare Ronny. Trova Toldo. Ronny trova Toldo. È riuscito a rientrare, buono. Però ha trovato Toldo. Attenzione a Claudio Lopez. Doppio tentativo. Torna Ronaldo sul pallone. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. No, 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 no. Cazzarola di una miseria infame. Cazzarola di una miseria infame, oh. Ottimo controllo di palla. Ivano Bettua, cazzarola di una miseria infame, pallone lungo, Claudio Lopez la stacca di testa per Ronaldo che la mette giù, Ronny, 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 fa fuori il suo difensore diretto, Ronny! Eurogol di Ronaldo, grandissimo, Inter in vantaggio, la spizza Claudio Lopez di testa, Ronaldo fa il doppio movimento, poi il tiro quasi all'incrocio, Toldo battuto, Inter 1, Fiorentina 0. Inter 1, Fiorentina 0, grandissimo assist tra l'altro di Claudio Lopez. Assist di Claudio Lopez. Attenzione alla Fiorentina che però non ci sta. Attenzione a Babangida. Babangida fa fuori mezza squadra della Fiorentina. Poi riesce a ripartire sulla fascia. No, non riesce a ripartire sulla fascia. Ho detto una cacata terribile. Valeri, 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 Valeri. No, 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 no. Va bene, pallone messo fuori in calcio d'angolo, abbiamo rischiato tantissimo, calcio d'angolo per la Fiorentina, parte il traversone al centro, pallone messo fuori, attenzione a Miranda, 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 Miranda che è solo, Babangida non era salito abbastanza, era rimasto nella zona difensiva, Ivanov ancora, la stoppa è subito il lancio lungo, a cercare Claudio Lopez che cerca Ronaldo che però questa volta era troppo corto il passaggio di Claudito. Attenzione, ancora loro con tre passaggi arrivano subito in profondità. Mamma mia, grande azione di Chiesa. Pericolo sventato questa volta. Pallone che non arriva a Babangida. Pallone che non arriva a Babangida. Dove sta la novità? Non lo so. Valeri cerca subito la chiusura. Ancora il calcio.
Subito, subito, subito sotto. Attenzione, pallone subito sotto. Claudio Lopez trova Papangida. Trova Papangida che cerca di lanciare subito Ronaldo. Viene anticipato Ronny. Guadagna una rimessa laterale. Il massimo che poteva guadagnare da quella posizione. E la rimette proprio lui. Ronny, annaggia, grandissimo Ronny. Attenzione, il pallone recuperato. Ronaldo. No, Claudio Lopez non abbastanza reattivo nel correre su quel pallone. Matt. Attenzione alla Fiorentina. Teniamoli. Grandissimo questo intervento. È rimessa laterale. Non il calcio d'angolo. Salvate il calcio d'angolo da parte di Ivanov. Attenzione al traversone. Papangida riesce a metterla giù. Papangida. No. Di Livio. Pallone lunghissimo che però la Fiorentina riconquista. Un pallone sprecato un po' dalla retroguardia nerazzurra. Pallone ancora nelle braccia di Ivanov perché la lancia subito Ronaldo. Che no! Riusciamo a recuperare un cazzarola di pallone. 1-1 lo riusciamo a recuperare, cazzarola di una miseria. 1-1 lo riusciamo a recuperare. No, non riusciamo a recuperarlo, signore. Un pallone non ci riusciamo a recuperarlo. Attenzione, Papangida è partito. Le praterie per Papangida, signore. Che sa cosa deve fare. Rientra. Il bamba! 2-0 dell'Inter! Ritrova il gol anche Papangida. Dopo quello col Chelsea, nello scorso episodio, Papangida torna a fare 2 su 2. Trova l'angolino. Inter 2, Fiorentina 0 al 43esimo del primo tempo, signori. Le abbiamo pareggiate tutte, ma forse riusciamo a vincere la partita più importante. La partita quella più importante, forse riusciamo a portarci a casa i 3 punti, signori. Non è ancora detto, perché la partita non è che lunga, è ancora di più, c'è tutto un secondo tempo. Sappiamo benissimo che le partite non finiscono fino a quando l'arbitro non fischia. Ronaldo, no, Seba, sei un pezzo di non so che cosa. Allora, facciamo il nostro solito giochetto e scendiamo in campo subito. Vediamo che fanno il Dortmund. Sta pareggiando con l'Ajax, ok. E il Marsiglia sta pareggiando col Chelsea, ok. Quindi le altre due squadre pareggiano. Ronaldo! Era riuscito a recuperare un gran pallone, Ronny. Attenzione, Bamba non riesce. No, l'anticipo qui non riesce. No, non facciamo ste cagate, signori. Grandissimo Forlander for president. Attenzione, no! Io devo smetterla di correre a 200 all'ora con Papangida. Quando sono in quelle situazioni, devo smetterla di correre con Papangida a 300 km all'ora. Devo smetterla, perché non loro sono più reattivi nei movimenti. E quindi, oh, grandissimo qui il recupero di pallone. Pallone per Papangida che cerca subito Ronny. Ronny. Mannaggia. Loro stanno facendo un buon gioco. Toccala. Bravissimo, è mia. No, l'ha toccata prima che uscisse dalla linea. Ecco, mi hanno restituito la rimessa laterale. Che bravi ragazzi. Dai. Io non le sopporto queste cose, signori. Il fatto che non mi dà neanche il tempo di riuscire a stoppare il pallone, però dai. Non mi dà nemmeno il tempo. Non ho avuto nemmeno il tempo di toccarlo sto pallone per capire che cosa farci. Grandissimo, no, eravamo riusciti. No. Fuori sta palla. Attenzione, vediamo se Papangida riesce a partire. Non riesce a partire Papangida, però c'è il gran recupero di pallone. Palla che arriva a Ronaldo. No, c'aveva Papangida lì libero, zio. Matt, calcione a Rui Costa. Rui Costa si alza, cartellino giallo. Gara che si stava un attimino
spostando sul piano fisico, grandissimo qui l'anticipo di Valeri, che riesce a innescare Babangida, che riesce a partire il Bamba, riesce a partire, è partito Babangida, signori, è partito Babangida, è partito Babangida, è partito Babangida. Mannaggia, era chiuso Ronaldo, signore, era chiuso, non avevo come passargli la Ronaldo. Attenzione, tienilo, 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 tienilo. Costringilo ad andare sulla fascia, tienilo, 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 tienilo. Grandissimo Stromer su Torricelli, grandissimo Stromer su Torricelli. Attenzione ancora, questa volta il traversone riesce a partire. C'è qualcuno dei miei? No, c'è Valeri però che fa una cacata terribile. Cacatona di Valeri, cacatona di Valeri. Signore, ma riusciamo a recuperare? Non chiedetemi come siamo riusciti a recuperare da questa situazione. Attenzione, attenzione, lanciato Babangida, Babangida, la può chiudere! Babangida, non lo so, signore, che problemi abbia Babangida. Tutto questo, Claudio Lopez si era fermato. Se mi avesse continuato a seguire, attenzione, Matt per il Bamba, Matt per il Bamba che cerca Ronny, 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 bruttissimo fallo su Ronaldo, che non si è, no, si è alzato, mamma mia, ho visto che non si alzava, mi sono preoccupato, Di Livio è uscito, attenzione, attenzione qui la palla, Claudio Lopez, no, Ronaldo ha fatto un passetto di troppo, eppure la potevo tirare con Claudio Lopez. Matt, buono l'anticipo su Babangida, Babangida, Babangida che decide di lanciare in profondità Ronaldo. Addirittura fuori gioco nel rinvio della Fiorentina. Pallone lunghissimo, Ronny non riesce a trovare però attenzione, il pallone arriva a Babangida, Ronaldo, Ronaldo. Matt, per cortesia, Matt, non fare certi falli, Matt, non fare certi falli che non te li puoi permettere, Matt. Guardalo, buonissimo questa triangolazione, grandissimo pallone per Babangida che riesce ad entrare in aria. Babangida! Inter 3, Fiorentina 0, doppietta del Bamba, signori. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Ronaldo era chiuditissimo. Claudio Lopez, poi anche lui marcato. Bamba trova il gol del 3-0 sulla Fiorentina, signori. Inter 3, Fiorentina 0. Importantissimo questo risultato. Importantissimo questo risultato. Aver messo 3 gol di vantaggio al 30esimo è tanta roba, signori. Calcio d'angolo per la Fiorentina, che comunque ci continua a credere. Ma noi gli abbiamo dato un chiaro segnale. Un chiarissimo segnale, signori. Un chiarissimo segnale. Attenzione ancora ai Babangida, non è sazio Babangida, signori. Babangida non è sazio, Babangida non è sazio, mannaggia, ha cercato Ronaldo o Claudio Lopez. Ancora secco di gol. Ancora secco di gol Claudio Lopez. Però va bene, il bene della squadra prima di tutto. Grandissimo questo recupero, grandissimo, riesce a ripartire Babangida, riesce a ripartire Babangida, che lancia Ronaldo nella profondità, Ronny! Attenzione, Ronny, si è mangiato il gol del 4-0, gol del cappotto praticamente, se l'è mangiato Ronaldo, attenzione, Babangida lasciato da solo, Ronny, 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 ma chi? Ronny mio, vuole riniziare, attenzione, Babangida, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo lo fa fuori, annaggia, poi però non riesce nel rientro a tenersi il pallone, la rimette Ronaldo. Non chiedetemi perché l'ha rimessa, sta cazzola di rimessa deve fare Ronaldo. Non lo so, non lo so, non lo so perché sta cazzola di rimessa deve fare Ronaldo. Dai, che era mia sto pallone. Mannaggia a te. 41esimo minuto, signori. 41esimo minuto, grandissimo. Ancora il recupero di Matt, signori. Matt, attenzione. Ronny ci crede, ma non riesce. Non abbastanza, ci crede ma non abbastanza. Ci crede ma non abbastanza. Signore, portarci a casa anche 3 punti di mercato non sarebbe proprio male, male, male come cosa. Quindi, cortesemente, evitiamo di prendere uno schiaffo ora. Evitiamo di prendere lo schiaffo ora, signori. Matt, con la finta di arrivarci di testa, manda fuori gioco Balbo. Ma Mijatovic ce l'hanno ancora rotto da quando ha giocato con noi? Non penso. Perché sta giocando Balbo a posto di Mijatovic. Riusciamo a levare sto pallone? No, 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 non ci riusciamo, non ci riusciamo, non ci riusciamo, non ci riusciamo. E invece ci riusciamo, signori, e invece ci riusciamo con l'Inter che riparte e vince 3-0. Stai così, cazzo. Stai così, dai così.
Mamma mia, che partita fondamentale, signori. 7 tiri a 8 il Dortmund. Trova il gol del 2-1 contro l'Ajax, quindi il Dortmund vince, il Marsiglia perde contro il Chelsea 3-2. Quindi sia il Dortmund che il Chelsea vincono e quindi vittoria importante dell'Inter che va in gol con l'assist di Claudio Lopez e il gol di Ronaldo, assist di Chiellini e il gol di Babangida, assist di Ronaldo e gol di Babangida, signori. Ma un 3-0 che vale il secondo posto in campionato, signori. Un 3-0 che vale il secondo posto in campionato, importantissimo. Ok. Dortmund 50, Inter 43, Chelsea 42, Fiorentina 41. Ok, a due partite dal termine. A due partite dal termine. Mancano il West Ham e l'Ajax, signori. Per una classifica marcatori che vede Babangida 20 gol a pari punti con Wanchope. E poi gli altri interisti non ce n'è, c'è Castello a 7, Balotta a 4, Ronaldo e Vorlanden a 2 e basta così. Classifica assist, il primo interista è Castello e Chiellini con 4. Siamo giù come assist man. E poi scorrendo abbiamo Balotta a 3 e basta signori, e finisce qui. Detto questo signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!